L'articolo 3, in un momento di grande difficoltà del mondo della cultura, dell'arte, dello spettacolo, della letteratura, a cui voglio inviare la piena solidarietà, perché il bavaglio alla cultura, al cinema, alla musica non risponde a esigenze, come dire, di salute, secondo i dati statistici che sono stati divulgati anche all'indomani della Festa del Cinema di Venezia, della Festa del Cinema di Roma, di eventi culturali importanti che non hanno determinato un aggravamento, anzi, della drammatica situazione in cui ci troviamo. Il maestro Muti, in una lettera molto bella e importante, con l'equilibrio, con l'autorevolezza del suo dire, al di sopra delle parti politiche, lo ricordiamo anche protagonista in quest'aula del Senato, di concerti importanti nelle occasioni celebrative, maestro Muti ha un po' lanciato il grido di dolore. Oggi un regista importante, Pupi Avati, in un'intervista sul Corriere della Sera, ha detto che la misura contro il cinema, il teatro, lo spettacolo è come aver chiuso la stanza dei giochi, che in una casa, in una famiglia, se uno la chiudesse, impedirebbe alla parte più vivace e in crescita della famiglia di fruire dello svago. E la cultura, il sapere, non è solo svago, come si dice con una frase abusata, è il cibo dell'anima. Cosa c'entra tutto questo con l'articolo 3? C'entra, perché l'articolo 3 di questa legge di delegazione europea, noi abbiamo molti spunti critici sul modo con cui il governo si muove in Europa, abbiamo molte cose anche contro alcuni principi contenuti in questa legge, ma ci riteniamo autori fondamentali come Forza Italia di questo articolo 3 che contiene la tutela del diritto d'autore. E quindi la direttiva europea 1808 alla lettera N di questo articolo è riferita con chiarezza, vuol dire tutelare il diritto d'autore. È stato un tema delicato e controverso nel Parlamento europeo e ricordo l'impegno che anche un nostro parlamentare autorevole, Antonio Tajani, e tanti altri del gruppo di Forza Italia Partito Popolare hanno svolto perché la direttiva europea fosse appunto varata. C'è stata contro questa direttiva europea il peso delle lobby dei colossi della rete che sono adusi al saccheggio digitale. Google, Facebook, Amazon, che rubano i contenuti dell'arte e del sapere senza pagare. La creatività, perché scrivere un romanzo, scrivere un'opera musicale, scrivere una canzone, anche la cultura popolare non va disprezzata, realizzare un film, produrre informazione televisiva, scrivere un articolo su un giornale è un costo, è il costo dell'editore, dell'organizzazione produttiva, è il valore del sapere che il regista, l'attore, il giornalista, il musicista, l'autore profonde nella sua opera. Ha un valore morale, ha un valore spirituale, ma anche un valore materiale. La direttiva sul diritto d'autore tutela tutto ciò. E non è stato facile, né nel Parlamento europeo, poterla varare. Le grandi lobby della rete avevano ingaggiato tutti i giuristi e gli avvocati di Bruxelles per poter fare la loro pressione lobbistica. Le aziende editoriali, culturali, i teatri dell'opera, i musicisti hanno avuto grande difficoltà. E voglio salutare e ringraziare una persona importante, il presidente della SIAE, Giulio Rapetti Mogol, che ha fatto questa battaglia non per i grandi artisti, lo ha detto anche in Senato in vari incontri, ma perché non ci sono solo i grandi autori, i grandi cantanti, che anche in questa fase, che anche per loro non consente i concerti, gli eventi, sopravviveranno, ma ci sono tanti artisti che non sono quelli che tutti conosciamo e ascoltiamo, che attraverso il diritto d'autore sopravvivono con diritti di entità molto bassa, ma che contribuiscono alla creatività, all'intrattenimento. Quindi la direttiva sul diritto d'autore tutela tutto ciò, anche una base di operatori della cultura, dell'informazione, del giornalismo, della letteratura, che non sono i grandi protagonisti che poi possono anche resistere a un anno senza eventi, senza concerti. Pensiamo anche a tutti quei lavoratori, il mondo della SIAE, i diritti d'autore, gli eventi che non ci sono. Non ci sono solo i 10 grandi cantanti o artisti, c'è una miriade di persone. L'altro giorno li avete visti anche a Piazza del Duomo in maniera composta manifestare, hanno portato quei bauli che in genere si usano quando si organizzano i concerti, ma anche le interpretazioni della lirica.
La tutela del diritto d'autore serve anche a quei lavoratori della cultura, della musica e dell'arte. Ecco perché noi siamo molto favorevoli a tutto ciò e riteniamo che la modernità, la digitalizzazione che tutti invochiamo, per carità, non debba comportare il saccheggio. Perché è ovvio, tu fai un click e puoi riprodurre all'infinito qualsiasi opera, senza costo. Non siamo nell'epoca in cui i libri si scrivevano nei monasteri a mano, opere oramai di arte. Oggi basta un click e puoi divulgare tonnellate di pagine, tonnellate di musica, bit e megabyte e tutto quello che si vuole. Ora, tutelare tutto questo è importante, perché anni fa un cantante, quindi parlo della cultura popolare, scrisse sul Corriere della Sera, Celentano, se il pane non si pagasse, nessuno farebbe il fornaio. Una frase abbastanza chiara. Allora, se la cultura, l'arte, lo spettacolo vengono saccheggiati, noi uccideremmo la creatività, che deve essere remunerata e tutelata anche nell'epoca dell'elettronica avanzata, della digitalizzazione, che deve essere un'opportunità per la conoscenza, non un furto del sapere legalizzato, perché questo sta avvenendo. Amazon, colleghi, su 4 miliardi e mezzo di volume di affari in Italia, anche nel commercio, ma anche nella divulgazione del sapere, ha pagato 11 milioni di euro di tasse, lo 0,2%. La Commissione europea ha sanzionato una multa di 14 miliardi di euro a Google, che è riuscita a farsi annullare Google dalla magistratura irlandese. Quando uno deve pagare 14 miliardi di euro, lo trova un giudice a Dublino amico, invece che un giudice a Berlino. Noi vogliamo equità, vogliamo progresso, conoscenza, ma anche riconoscimento della proprietà intellettuale e del diritto d'autore. E l'articolo 3, lo dico al governo, non conclude l'iter, perché servono i provvedimenti attuativi. La modernità ci deve aiutare a fruire più facilmente e liberamente della cultura, del sapere, della letteratura, della musica, dell'informazione, ma non deve essere il furto del sapere. E quindi noi all'articolo 3 daremo un voto favorevole nel rispetto della creatività e lo consideriamo in questo momento anche un gesto di solidarietà verso il mondo dell'arte, della cultura, della musica, dello spettacolo, di cui questo governo non si sta occupando affatto.